Jessica Notaro partecipò a Miss Italia 2007. Ora ballando condividi su Facebook Jessica Notaro. Miss Romagna è concorrente di Miss Italia 2007. L'ex l'ha sfregiata con l'acido, ma ora partecipa, ballando con le stelle. In questi giorni si sta tornando a parlare di Jessica Notaro. Miss Romagna è fra le 100 ragazze che parteciparono a Miss Italia 2007, sfregiata con l'acido la del 10 gennaio dello scorso anno a Rimini dall'ex fidanzato Edson Eddy Tavares, capoverdiano, che non accettava la fine della loro relazione. L'uomo è stato condannato a 10 anni di reclusione e poi, a fine pena, all'espulsione dall'Italia. Jessica, forte come l'avvocata Lucia Annibali nel partecipare alle udienze del processo nei confronti dell'uomo che aveva amato e che le ha gettato l'acido in faccia, è determinata ad andare avanti, è concorrente a questa edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, ha debuttato sabato 10 febbraio nella prima puntata. L'avere il volto sfregiato e una benda sull'occhio non la fermano di certo. Conosciamola meglio da ciò che il conduttore di Miss Italia 2007, Mike Buongiorno, aveva spiegato di lei presentandola. Chi è Jessica Notaro? Aveva allora 18 anni e, dopo la maturità scientifica, si era iscritta alla facoltà di giurisprudenza, ma le sue più grandi aspirazioni erano la TV e il cinema. Ama anche cantare, ha una splendida voce e il suo cavallo di battaglia era New York, New York, di Liza Minnelli. Sarà stato contento Mike Buongiorno, che era nato proprio a New York. Su YouTube si possono sentire e apprezzare alcune sue interpretazioni, tra cui quella del brano Gracias a la vida, grazie alla vita, che dimostra tutto il suo coraggio nell'affrontare ciò che le è accaduto e nell'ottenere giustizia. Con questa canzone, Jessica è tornata anche a Miss Italia 10 anni dopo aver partecipato. Ha incoraggiato le ragazze in gara e parlato contro la sulle donne, la quale può arrivare anche al femminicidio, che lei stessa ha rischiato. Precedentemente era stata ospite al Maurizio Costanzo Show, dove ha raccontato la propria vicenda. Ballando con le Stelle, Jessica Notaro, al programma di Milly Carlucci sul ballo, ha conquistato e commosso tutti, in studio e a casa. All'indomani della sua esibizione, la ragazza ha scritto su Instagram che era ancora emozionata per quello che ha definito «la serata più bella della mia vita». E ha ringraziato tutti per la fiducia, e il suo maestro di ballo. Considera l'essere Ballando con le Stelle la sua rivincita contro l'uomo che l'ha sfregiata. Ha dichiarato che il progetto di Eddy Tavares di annientarla, distruggerla nell'anima, oltre che nel corpo, è fallito e che vorrebbe il suo aguzzino, dalla prigione dove è rinchiuso, potesse vederla in quel momento, vittoriosa. Sempre la stessa, ma con qualcosa in più, ha avuto occasione di dire una volta, spiegando la propria determinazione rissa prima che lui le gettasse l'acido sul viso. Diritti d'autore, riproduzione riservata.